tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, ovvero i libri fumetti che ho letto recentemente. Partiamo con due recuperi manga. Il primo di questi è il numero 5 di The Promised Neverland di Kayushirai e Posu Kademitsu, edito da J-Pop al prezzo di 5,90€ a volume. Sto apprezzando tantissimo la storia fino adesso, anche se questo volume rispetto ai precedenti l'ho trovato un tantino sottotono. Non è riuscito a coinvolgermi come i precedenti, però ci sta alla fine. Comunque la storia prosegue, per chi non conoscesse The Promised Neverland, i protagonisti sono dei ragazzini, dei bambini che vengono cresciuti in un orfanotrofio che sembra perfetto. Vengono allevati amorevolmente dalla loro madre, ma in realtà c'è qualcosa dietro a questo orfanotrofio e nel momento in cui questi ragazzi scoprono la sconvolgente realtà decidono di evadere, di fuggire da questo luogo. È una storia un po' mystery, thriller, ci sono comunque degli elementi molto cupi e un lato che apprezzo molto di questo manga è sicuramente la strategia. L'altro manga che ho letto è il numero 4 di Made in Abyss di Akihito Tsukushi, edito sempre da J-Pop al prezzo di 7,90€ a volume. Attendevo con ansia questo numero perché l'anime si interrompe con il terzo volume del manga, quindi quello che succede in questo fumetto è tutto nuovo per me. E nonostante mi sia piaciuta comunque la storia, trovo che l'anime abbia una forza un po' maggiore nel comunicare determinate scene, soprattutto quelle più inquietanti. Senza entrare in profondità per quanto riguarda il quarto volume, perché ovviamente non voglio farvi spoiler, è chiaro che se sei di fronte a una scena drammatica, se leggi di un bambino che strilla o di qualcuno che grida per la sofferenza, ti fa un effetto diverso leggerlo su carta e vederlo in animazione e sentire le voci. Quindi diciamo che nonostante il nocciolo della questione sia abbastanza terrificante, alcune cose che accadono in questo volume siano veramente agghiaccianti, penso che nella versione animata, quando la faranno, verrà resa in maniera più efficace. Nonostante questo, comunque la storia continua a piacermi, sono sempre più incuriosita dalla discesa di Riko e Reg verso l'abisso e anche la presenza di nuovi personaggi comunque rende la storia interessante. Di nuovo, per chi non conoscesse Made in Abyss, è una storia un po' fantastica, i cui protagonisti sono dei ragazzini che scendono in questo abisso, una voragine molto profonda di cui si sa ben poco perché più in profondità vai, peggiori sono i sintomi di risalita, quindi non è semplicissimo scendere ed esplorare l'abisso. Nonostante i disegni carini e coccolosi, i temi trattati in questo volume sono abbastanza tosti. Ho letto poi Trappola per topi di Agatha Christie. Questa è un'edizione un po' vecchia della Mondadori che io ho pagato 4€ da libraccio. Questa storia è tratta da tre topolini ciechi ed è resa in formato di copione teatrale. È una storia che non conoscevo, ma è in realtà un grande classico di questa scrittrice, quindi sono contenta di avere finalmente colmato questa mia lacuna. I protagonisti sono due coniugi che aprono una nuova pensione, attendono i nuovi clienti che arrivano assieme però a una bufera di neve, per questo rimangono bloccati in questa pensione. Fra di loro si nasconde un assassino, non tarda ad arrivare infatti un sergente, il sergente Trotter. Durante la notte viene ritrovato il cadavere di una di queste persone, quindi l'indagine si svolge su una cerchia molto ristretta di sospetti. Comunque io ho appena notato una cosa nella copertina che non avevo notato prima e non so come andare avanti. Cioè ci sono veramente tre topolini con gli occhiali da vista scuri in copertina e io non li avevo visti, vabbè, sono sconvolta. Comunque, a parte questo, ho trovato l'indagine molto interessante perché ancora una volta niente come sembra. Chiaramente ogni cliente della pensione, i proprietari stessi nascondono dei segreti, si comportano in maniera abbastanza ambigua e non vogliono svelare tutto al sergente. Ho trovato comunque la conclusione veramente geniale. L'unica cosa che forse non mi ha fatto impazzire è che si presenta come copione teatrale, quindi non ci sono descrizioni ma soltanto dialoghi e questo non mi ha permesso di avere veri e propri elementi per indagare. Lo so che magari è una cosa stupida, però in altri romanzi della Christie gli indizi ci sono sempre,
nascosti, camuffati, ma ci sono. In questo libro è stato molto più difficile capire realmente chi fosse il colpevole, proprio perché ci dobbiamo affidare esclusivamente a quello che dicono le persone, che sono inaffidabili ovviamente. Però tutto sommato è stata una lettura molto veloce, sono 100 pagine, ma si leggono molto velocemente perché sono tutti dialoghi. E come vi dicevo, è un caso che mi è piaciuto molto, magari in futuro potrei pensare di recuperare anche Tre topolini ciechi. Sempre a proposito di crime, ho letto una short story da questa collection di Robin Stevens, Crime, Buns and Crime, edito dalla Puffin, a un prezzo di 6 sterline e 99, perdonate, io l'ho pagato 6 euro circa su Amazon. La storia che ho letto è The Case of the Deep Dean Vampire, proprio in occasione di Halloween, e sono rimasta molto delusa, forse mi ero fatta troppe aspettative nei confronti di questo racconto che conta, 30 pagine. A raccontare la storia non è Hazel come nei romanzi di Robin Stevens, ma questa volta Daisy, e in particolare indaga su una nuova ragazza arrivata a scuola, perché girano voci sul suo conto. Si dice infatti che sia un vampiro perché ha la pelle molto chiara, la sua compagna di stanza ha dei segni sul collo, inoltre lei è rumena, insomma ci sono tanti piccoli indizi, e quindi si mette a indagare su questo caso, che non è nulla di chissà che cosa, non mi aspettavo una indagine super accurata, però nella sua semplicità l'ho trovata un po' irrilevante come storia, cioè non c'è un approfondimento ad esempio sui personaggi, né sui loro rapporti, né magari sugli ambienti, che so, una tradizione della scuola. Non so, l'ho trovata veramente, tra virgolette, inutile come storia. Certo, è di intrattenimento, è semplicemente per aggiungere qualcosa in più sicuramente ai personaggi, però mi ha lasciato un po' così, non so come dirvi. È una storia che non mi ha detto e non mi ha lasciato nulla. Ci sono un paio di frasi che mi sono piaciute tanto, che fanno un po' riflettere sul senso di amicizia e che mi sono piaciute all'interno della storia, ma per il resto è stato veramente molto piatto. Da Canicola mi è stato inviato Barcazza di Francesco Cattani a un prezzo di copertina di 16 euro. Questo è il primo graphic novel dell'autore, che è stato riproposto a colori. La storia segue una famiglia in vacanza al mare in una giornata tipo, diciamo. È una storia che non lo so, forse non l'ho capita, mi ha lasciato un po' perplessa, perché di questi personaggi, della loro storia, le loro interazioni, noi non sappiamo niente. È come vedere veramente al mare il tuo vicino di ombrellone che non conosci, non sai che cosa ha passato, e lo vedi agire. E per certi versi è interessante, perché comunque ti offre uno spaccato di vita quotidiana. Poi ci sono comunque personaggi diversi, c'è la zia, i nipoti, un ragazzo con la fidanzata, insomma ci sono diverse dinamiche. Però ecco, non sapendo come sono arrivati lì, non sapendo la loro storia, io sono rimasta un po' turbata, sono rimasta un po' perplessa. È un racconto molto semplice che probabilmente non avrà alcuna pretesa se non quella di offrire appunto uno spaccato di vita quotidiana. Però forse io mi aspettavo qualcosa di più. Altro fumetto che mi ha mandato sempre Canicola è Il Grifone d'Oro di Gianluca Scione. Questo è un fumetto breve che ha un prezzo di 8 euro. Ero molto incuriosita da questa storia perché innanzitutto è un fumetto breve che affronta la tematica abbastanza complessa e difficile delle relazioni amorose ai tempi dei social, delle app di incontri. Ovviamente non posso dirvi granché sul fumetto perché sono poche pagine e va scoperto secondo me, però l'ho trovato molto interessante perché affronta il lato, diciamo, più superficiale e frettoloso delle relazioni, non dire nemmeno sentimentali, proprio delle relazioni più che altro fisiche. E proprio perché si basano sulla fisicità non c'è il tempo, ma in realtà nemmeno la voglia di conoscere realmente la persona, di quello che è al di là del suo corpo. È stata una lettura quindi interessante, ovviamente è breve, c'è giusto qualche spunto, però l'ho trovato un approccio comunque interessante, anche perché i disegni di vita quotidiana, che sono in bianco e nero,
si mescolano con delle figure astratte e fantastiche. Ci sono come dei demoni, come delle figure che forse rappresentano i demoni interiori delle persone, come sono realmente dentro, dal momento che non vogliono condividere con gli altri come si sentono, che cosa pensano di una determinata situazione, come se quello che hanno dentro venisse fuori, si manifestasse con colori sgargianti e in forme bizzarre, un po' fantasiose. Non lo so, mi ha dato un po' questa impressione, quindi sono rimasta molto colpita. Se vi capita, io questo fumetto ve lo consiglio, anche magari per darci una sbirciata, perché come vi dicevo è molto particolare questa scelta comunque di disegno. Proseguendo, Fandango mi ha inviato I sentimenti del principe Carlo di Liv Strömquist, fumetto che ha un prezzo di copertina di 18 euro. Si tratta di un saggio sull'amore, detta in due parole. In realtà nasconde molto di più e sono rimasta intrigata dalla storia, ma ha fatto riflettere veramente tanto, perché l'autrice si è documentata molto comunque sul tema dell'amore in generale, ma in particolare in quest'opera parla dei ruoli che rivestono uomini e donne, si concentra esclusivamente sulle relazioni eterosessuali, sui ruoli che hanno appunto uomini e donne nella coppia, perché alle donne sono affidati certi compiti, perché gli uomini si comportano in un certo modo, perché nonostante le grandi differenze uomini e donne scelgono di stare insieme. Racconta proprio le radici di alcuni atteggiamenti che magari diamo per scontati, neanche noi sappiamo perché ci comportiamo in un certo modo. Attraverso diversi studi invece va a fondo nella questione e ripercorre un po' dai tempi che erano ad oggi il ruolo principalmente della donna e come viene vista la relazione da due punti di vista differenti. Fa tutto questo attraverso esempi concreti, ovvero relazioni, figure più o meno famose. Parte ad esempio da un episodio che non conoscevo, ma ha fatto sorridere non poco. Dopo il fidanzamento di Carlo e Diana, alla conferenza stampa viene chiesto al principe se fosse innamorato. E io mi sono detta: cioè, ma che domanda è? Voglio dire, se uno si fidanza, certo che è innamorato, no? E la sua risposta è stata sì. Qualunque cosa voglia dire amare. Secondo me è una lettura assolutamente da fare, anche perché trattandosi comunque di un fumetto, riesce a rendere il tema meno pesante, è comunque molto approfondito e fa riflettere tanto. Ci sono poi delle scene un po' più divertenti che spezzano un po' la serietà, diciamo, dell'opera. Da Bo Publishing ho invece ricevuto e letto Stella di mare di Giulio Macaione, fumetto che ha un prezzo di copertina di 18 euro e che io ho letto già un po' di tempo fa, però penso di non avervene ancora parlato qua sul canale, se non in un weekly vlog, perché infatti sono stata la presentazione in anteprima di questo fumetto, ho intervistato anche l'autore e poi vi avevo parlato del fumetto su Instagram. Comunque, questo è un nuovo fumetto di Giulio Macaione ed è una lettura che mi è piaciuta tanto e che vi straconsiglio. Questo video dovrebbe uscire prima di Luca Comics, quindi se ancora non l'avete recuperato vi consiglio di farlo, anche perché l'autore sarà allo standby tutti i giorni. La storia ha per protagonista un ragazzo che non sa bene che cosa fare della propria vita, è in un momento proprio di stasi. Passa le giornate a casa senza concludere chissà che cosa. Ha forse un po' paura di guardare al futuro ed è molto legato ad una ragazza che incontra però soltanto nel periodo delle vacanze, quando lei infatti viene a trovarlo a Cefalù. Alla storia poi di questo ragazzo si intrecciano quelle di altri personaggi, come ad esempio un vecchio pescatore che non vuole ricordare il suo passato ed è legato in un qualche modo al ragazzo più giovane per la figura delle sirene, che giocano un ruolo abbastanza chiave in questa storia. È una storia che costringe i protagonisti a guardarsi dentro e affrontare delle situazioni che preferivano magari non affrontare a viso aperto per poter poi andare avanti con la propria vita. Sotto questo punto di vista è un fumetto molto profondo. Inoltre trovo che il protagonista rispecchi un po' quella che è la mia generazione. Bene o male tutti ci siamo trovati almeno una volta nella vita in una situazione in cui non sapevamo veramente che cosa fare, se investire tutto su una nostra passione, su un nostro progetto o se stare a guardare come andavano le cose.
Mi è piaciuto molto che questo fumetto avesse un lato un po' più fantastico, comunque la figura delle sirene è molto presente in questa storia e spesso ci si domanda, ma queste sirene sono vere? Se le immaginano? C'è questo alone di mistero che è molto intrigante. Poi l'ambientazione secondo me è spettacolare perché è ambientato a Cefalù ed è proprio ritratta così com'è. Io avevo apprezzato gli ambienti già anche in Basilico di questo autore e anche in questa sua nuova opera ho apprezzato tantissimo gli ambienti perché sembra proprio di essere lì. Poi vabbè, io amo il mare, quindi sono abbastanza di parte. Un'altra cosa che ho trovato però molto bella sono i colori che sono stati scelti. L'ocra e il blu infatti sono stati utilizzati dall'autore per ricreare un po' quell'effetto visivo, la luce che si vede in spiaggia nelle ore vicine al tramonto e penso che in questo sia riuscito alla grande. Si parla poi anche di famiglia, in particolare quella del protagonista, la madre, la sorella, tutti personaggi con caratteri comunque molto diversi che in un qualche modo cercano veramente di dare una scossa a questo ragazzo, di farlo andare avanti, farlo riflettere e così via. E c'è poi anche un risvolto sentimentale perché, come vi dicevo, lui comunque è legato ad una ragazza anche se non è presente nella sua vita come lui vorrebbe. Nel complesso l'ho trovata una lettura davvero molto molto piacevole, quindi se ancora non lo avete letto io ve lo consiglio. L'ultimo fumetto che ho letto ha sempre a che fare con il mare, mi è stato inviato da Canicola, ovvero Io sono mare di Cristina Portolano. Questo è un fumetto della collana dedicata all'infanzia di Canicola ed ha un prezzo di copertina di 16 euro. Fa parte anche di un progetto molto interessante che si chiama Dalla parte delle bambine, che è sempre curato da Canicola ed è un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare comunque il pubblico, di valorizzare la diversità e raccontare comunque delle storie alla scoperta di se stessi. In questa storia vediamo rapportarsi una bambina con il suo pesciolino, un pesce pagliaccio per l'appunto. Insieme a lui affronterà una sorta di viaggio in mare per scoprire qualcosa di più sulla famiglia appunto del pesciolino. Nonostante sia un fumetto dedicato all'infanzia, quindi a un pubblico molto giovane, l'ho trovato comunque estremamente attuale ed interessante. Mi è piaciuto molto. Parte comunque da qualcosa di astratto, molto fantasioso, il pesciolino che parla, la bambina che va in acqua con lui, ma in realtà si sofferma su delle tematiche che spesso secondo me si ha paura di trattare con un pubblico così giovane almeno, come ad esempio capire chi si è realmente, i cambiamenti che si fanno nella vita, e ci sono delle similitudini che ho trovato molto interessanti. I disegni sono carinissimi, secondo me potrebbero piacere ovviamente molto ad un pubblico giovane, le forme sono molto morbide, anche i colori accesi, soprattutto quando si va in mare, sono veramente molto molto belli. È un fumetto che mi ha sorpreso quindi per la delicatezza e la naturalezza con cui ha trattato una tematica non facile da affrontare con i bambini almeno. Queste erano quindi le mie ultime letture. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei libri o fumetti che ho citato, in questo caso che cosa ne avete pensato voi. Vi ricordo che in descrizione trovate comunque il link ad Amazon e DBS di tutti i fumetti e libri che ho citato in questo video, quindi se siete curiosi trovate tutto in descrizione. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!